Il Beghinaggio di Bruges è un complesso di edifici che fa parte dei Beghinaggi fiamminghi iscritti dal 1998 nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO. Il Beghinaggio di Bruges è stato fondato nel 1245 da Margherita di Costantinopoli, contessa di Fiandra, e fino al 1928 ospitato le beghine, mentre adesso vi vivono delle suore benedettine. All'interno del Beghinaggio c'è una chiesa, un cortile, sul quale si affacciano 30 case di colore bianco costruite tra il XVI e il XVIII secolo. Nel Medioevo la vita per donne sole o vedove o comunque senza famiglia era alquanto problematica e queste comunità di mutua collaborazione ebbero la loro ragion d'essere. La beghina conferiva, se ne aveva i propri beni alla comunità, proseguendo la propria vita lavorando secondo le proprie capacità, lavori di ricamo, merletti, arazzi, eccetera. Qualora una componente avesse trovato da maritarsi, era comunque libera di tornare alla normale vita civile. Praticamente il Beghinaggio era una città nella città, con regole ferree, circa il ritorno nella struttura la sera. L'unico uomo che aveva accesso quotidiano al Beghinaggio era il prete per la messa quotidiana. L'altare principale in marmo dal 1893 in stile barocco. Le vetrate sono del secolo XIX. La prima vetrata vicino all'altare rappresenta l'apparizione del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria d'Alcocca, la seconda Santa Elisabetta di Ungheria e la terza San Francesco d'Assisi.